Intercettare i flussi di persone in fuga dall'Ucraina per gestirne al meglio e in sicurezza l'integrazione nel territorio. La Regione Abruzzo si prepara all'accoglienza dei profughi e ieri il Presidente della Regione Marsiglio e il responsabile regionale della Protezione Civile Casinghini, nominato peraltro commissario delegato a tale emergenza, hanno radunato all'Aquila tutti gli attori istituzionali per fissare le linee guida del sistema di accoglienza. Tra i punti cardine, l'individuazione di 8 centri filtro dove indirizzare subito le persone che arrivano dall'Ucraina. Sono gli hub vaccinali già presenti e attivi, Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo, con possibilità di aprire anche a Roseto. Qui si effettuerà lo screening Covid con tampone e sarà proposta la somministrazione di vaccino a una popolazione che ha un basso tasso di immunizzazione, quindi la sistemazione di concerto con le prefetture. Le prefetture stanno ovviamente mettendo a disposizione tutto il sistema dell'accoglienza dei profughi, dei richiedenti asilo, sia quelli gestiti direttamente dalle prefetture che quelli gestiti dai comuni. Sappiamo già che questo non sarà sufficiente perché l'afflusso è molto importante. Se la guerra andrà avanti, si stimano arrivi in tutta Italia di centinaia di migliaia di persone, significa dover ospitare migliaia e migliaia, nelle ipotesi peggiori anche più di 10.000 persone in tutto l'Abruzzo, ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza e quindi da questo punto di vista stiamo cercando di organizzare la macchina nella maniera migliore possibile per poter reggere anche questo urto. Ucraini che arrivano in Abruzzo con mezzi pubblici, rotaia o gomma, o anche con viaggi organizzati. Molti si ricongiungono a parenti o amici che da tempo vivono qui. È comunque fondamentale la segnalazione dell'arrivo alle autorità. Quindi diciamo con la rete delle questure, con la Polfer per esempio per le stazioni, ma con le prefetture in senso generale, stiamo organizzando un modello che ci permette appunto di intercettare questi flussi e guidarli anche in un processo di accoglienza, anche perché se noi non abbiamo, diciamo così, cognizione delle persone che arrivano, spesso sono persone che vengono ospitate da parenti o amici ucraini che già sono integrati nella nostra comunità. In quel caso ovviamente non abbiamo la possibilità di indicargli qual è la strada per accedere a questa integrazione che invece è prevista.